Giovedì 14 giugno 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:31 minuti in questo istante, siamo in diretta qui su Milano News. Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di sport. Come si potrebbe non fare altro nel giorno in cui iniziano i mondiali di calcio, quello che viene definito soccer in alcune parti del mondo, in altre parti del mondo viene chiamato football, e quindi oggi abbiamo deciso di parlare di football. Esatto. Giusto? Benvenuto a Max Bertolani. Ciao Fabio, un saluto ai tuoi telespettatori. Però abbiamo sbagliato football. Eh sì, perché il nostro è football americano, flag football è un po' diverso, però è sempre sport. Poi vogliamo anche dire una cosa comunque. Anche più divertente. Questi mondiali sono senza la nostra Italia, ma si è classificato l'Italia femminile. Infatti. Quindi grande successo, bravissime le nostre ragazze, brava la nostra Panico, Patrizia Panico. E poi mi viene anche da dire, come sempre, non ci siamo a questi mondiali, ma se poi andiamo a vedere, ci siamo in tante altre competizioni europee, in tante altre competizioni mondiali, in tanti altri sport. Mi viene solo in mente esempio Simen, hanno appena fatto una bellissima partita europea. Esatto, hanno fatto una partita fantastica di Coppa Campioni. Tu con la nazionale sei andato in Francia nazionale. Allora, diciamo no, per onde evitare con una nazionale che fate. Una selezione Italia dell'ICS. Ok. Questa è una selezione amatoriale della IAFL e abbiamo fatto questa partita contro una selezione francese. Quindi, diciamo, per prepararci ai mondiali che si terranno in Catalogna L'Italia nel 2019. Sport. L'Italia, a parte il calcio, assolutamente. Che, sinceramente, andiamo a vedere una cosa: uno sport come il nostro, fatto di passione, di sacrifici, di amore, di dedizione, dove anche se la gente pensa che girano tanti soldi, non girano. Tanto... E quindi, grazie al cuore e la passione di tanti atleti, tanti dirigenti, tante società che lo portano avanti. Ma chi ci segue poi sa che, insomma, io col calcio vado poco d'accordo, ma con gli altri sport invece li adoro tutti quanti, proprio perché si vede la passione e il cuore che ci mettete. Quello è fondamentale. Guarda, io ti dico, ora ti rubo la parola, vai. Sai che io sono fatto così, ma devo comunque citare un'impresa stoica nel settore della flag football dei Sima e Milano, della Mia Under 13, che con 6 bambini meravigliosi quest'anno si è classificata terza ai campionati nazionali di Grosseto, e insieme a veramente il supporto di una società fantastica come quella dei Sima in Milano e a un grande cuore che è il mio braccio destro nell'ambito del flag football, che è Emilio Cecchetto, abbiamo conseguito un risultato inaspettatissimo. Pensa che con questi 6 bambini, e solitamente una rosa dovrebbe essere composta da almeno 15 bambini, siamo riusciti a 50 secondi dalla fine quasi a sfiorare la finale del primo e secondo posto. Wow. Quindi poi purtroppo la fortuna, come al solito, non è mai con noi, però abbiamo giocato poi la partita per aggiudicarci il terzo posto, ma sono contento perché quella medaglia per i miei bambini ha significato un primo posto. Sono battuti come dei leoni e devo dire che questa è la gioia più bella del mondo. Allora, facciamo però un po' di... Siamo dei casinisti, sì, per Max insieme, facciamo allora, un po', perché stiamo facendo di tutto. Allora, sì, facciamo le cose fatte bene invece. Abbiamo parlato già di Academy, di Simen, di Pretoriani, abbiamo parlato già di tutto. Sì, no, andiamo a fare un po'. Pretoriani ancora non molto, okay, dopo ecco. Lo mettiamo. Allora, abbiamo fatto l'indice, diciamo. Sì, no? Allora, iniziamo pian pianino. Sì. Che cos'è l'Academy Simen, che è quella appunto che porta? Allora, la Football Academy nasce dalla mia passione sportiva, e questo è il decennale, perché nasce nel 2008. Wow. E dove io ho voluto mettere a disposizione la mia esperienza, la mia passione per questo sport meraviglioso nei confronti dei giovani. Grazie a questo sport ho, diciamo così, voluto approcciare un modo di lavoro che permettesse ai nostri bimbi, ai nostri giovani, quindi vabbè, l'Academy è aperta a tutte le età, quindi dai bambini che hanno 7 anni fino agli over, perché accolgo anche uomini grandi che vogliono vivere questo sport e che ovviamente per l'anagrafica non si possono avvicinare in realtà come Simen ed altre squadre. Però da noi tutto è possibile. La mission dell'Academy appunto è quella di rinforzare attraverso lo sport quello che è il carattere, quindi l'autostima dei nostri giovani, perché la vita, che è una giungla, purtroppo è molto spesso li vede soccombere. Invece con questo sport, con questi allenamenti, diciamo che si hanno dei risultati che questi ragazzi mettono a frutto a livello scolastico, a livello poi dopo di rapporti interpersonali. Devo dire che questo è l'obiettivo primario, cioè ci sono in quel rettangolo, ci sono delle regole, li vediamo, sì, lì abbiamo i miei piccolini, tuoi piccoli, sì, una parte dei piccoli. Ma quanto orgoglio c'è quando li vedi andare in campo, no, guarda, scendere, mi con queste divise, questi caschi che sono più grandi di loro a volte? Sì, no, ma mi batte il cuore
spettacolare perché hanno un coraggio pazzesco e non hanno paura di niente. E devo dire che io sono un uomo fortunato perché ho un cuore che è colmo di ricchezza, dell'amore, l'affetto e la stima dei bimbi, dei genitori, la mia società che devo dire mi supporta in tutto. Devo dire grande Paolo Mutti che mi è sempre vicino, anche lo stesso Marco Polizzi che comunque mi supportano in ogni mia iniziativa. Io sono un po' una pentola a pressione, a volte fanno fatica a starmi dietro, so a volte di essere uno tsunami, però hanno capito come sono fatto io e in ogni cosa mi stanno vicino. I miei bambini, che dirti, è una gioia perché a volte io soffro con loro, ma e ti dirò, io do a loro ma loro danno a me. Il segreto è questo, cioè io purtroppo non ho dei figli, mi piacerebbe tantissimo avere dei figli, ma è come, io sono il padre sportivo di tutti questi fantastici bambini, ma soprattutto ho l'amore e la stima delle famiglie, che è una cosa fantastica. Io quando vedo gli occhi dei miei bambini, gli occhi dei genitori che vedono i figli felici e sono felici, penso che ho raggiunto il Super Bowl, la Coppa del Mondo per me, la cosa più bella. E poi ovviamente vicino a me ho degli uomini meravigliosi, perché io ho degli assistenti fantastici e allenatori fantastici che come me fanno dei sacrifici inverosimili, a partire da Gianluca Rasoli, Dan Rasoli, che mi ha affiancato nell'avventura fantastica dello scudetto Under 13 Tackle. Poi abbiamo Emilio Cecchetto che mi ha affiancato in questa ultima avventura del flag football con le finali nazionali. Nell'Academy c'ho un super coach che è Davide Scarazzini, che si fa avanti e indietro da Alessandria e con il quale domenica andremo a portarci a casa il secondo titolo nazionale amatoriale. Riccardo Sisto, un altro ragazzo fantastico che ho cresciuto ed è diventato un allenatore certificato, che è il mio pilastro in difesa. Quindi ho tanti cuori, ma si vede, non voglio anche fare torto a nessuno, ma siete, allora, tutti il mio cuore e il successo si vede anche che questo affetto esiste ed è reale, per due motivi. Uno, perché Max in questo momento sta facendo anche una diretta su Instagram e vedo cuori che partono su quello schermo come se non ci fosse un domani. Sotto la diretta Facebook in questo momento tanti commenti stanno scrivendo, ad esempio ringrazio Teresa Campana che scrive che sei un grande, che sei grandissimo. Grazie. Enrico Fraviga che dice che con la vostra Under 13 siete stati incredibili. Sì, Enrico è il papà di Alessandro, che è veramente un bambino fantastico, che quando lo vedi ti fa quel sorriso, ti si compra, è un grande paraculo perché mi ha lavato finita la partita insieme a Cristian Lomazzo, mi hanno docciato come si fa in ogni squadra di NFL, giustamente visto il risultato, e ha fatto dei passi da gigante. Mi ricordo quando l'ho accolto a gennaio in squadra, e era un bimbo di grande volontà, sempre con questo sorriso, però lo vedevi che era un mondo nuovo per lui. Tu devi vedere con quale padronanza ha affrontato il campo, ecco, sia in fase offensiva che difensiva, e quanto è migliorato a livello di carattere e tecnico. Io devo dire che sono orgoglioso di loro. Ecco, ma tutto questo affetto, tutta questa riconoscenza, appunto, arriva da chi già ti conosce, chi già collabora con te. Magari invece in questo momento ci sta seguendo qualche genitore, oppure, come diceva, soprattutto le mamme del football, come diceva il nostro amico Marco Paganucci, che vogliamo salutare. Le mamme sono un elemento fondamentale, perché io, ecco, ho una mamma. Ma come si fa ad arrivare all'Academy? Cioè, dacci le coordinate. Allora, all'Academy potete scrivere. Chi si può iscrivere? Allora, possono iscriversi tutti. L'Academy è la branchia, diciamo, della famiglia Simen. L'Academy è la scuola di formazione dove prendiamo tutti. C'è un'età minima? Dai 7 anni fino anche ai 50. Cioè, non è un problema, noi curiamo tutti. E, ovviamente in Academy voi potete trovarci sulla nostra pagina di Facebook, o andate sotto il mio profilo di Facebook Max Bertolani, e trovate appunto www.facebook.com/footballacademy.it, Football Academy Simen Vigano, e da lì potete mettervi in contatto con me, oppure telefonando al 329 11 71 664 e lasciando un messaggio, o scrivere alla nostra mail che è footballacademy2008@libero.it. comunque i modi di contatto, oppure che vada, schiamate noi che vi diamo chiamate Milano News e non c'è problema. Volevo anche ringraziare veramente tutte le mamme in generale, ma ce n'è una in particolare che da quando è nata questa avventura mi ha creduto in me, mi ha affidato il figlio e ora è diventata veramente un pilastro della Football Academy, che è Elena Perin, e senza di lei noi veramente non sapremo come fare. È la mamma
è una super mamma, è un super consigliere, diciamo che lei è veramente il presidente onorario della Football Academy ed è, cioè, ed è fantastica. Ma infatti fino a 2 secondi fa so che io telefono con lei per entrare in diretta. Sì, parlavamo, insomma, sì, no, ma lei ci segue attentamente e devo dire che come tutte le mamme sono preziose. Io ti faccio la domanda invece più difficile, forse per uno che... Quanti anni è che vivi di football? Cioè, ma io ho iniziato che mangi nel football. 1981 ho approcciato i miei primi passi insomma, nel, qualche, di qualche giorno diciamo qualche che l'hai giorno, fatto, ecco. Sì. Perché il football? Perché il football americano? Perché? Ah, perché è quello sport che ti permette, cioè lo fai solo se lo ami, lo fai tra mille difficoltà, è uno sport che come vedi non è miliardario, quindi lo si porta avanti con tanta passione, con tanto amore, è uno sport che ha delle regole, è una selezione naturale dove proprio quelli che hanno carattere proseguono, è uno sport che è aperto a tutti, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, uomini, donne. È uno sport veramente completo e quindi e poi è il mio sport e mi sembra giusto, io promuovo tutti gli sport, però in questo caso voglio essere di parte, promuovo il mio sport, quindi flag football e football americano. Poi ovviamente ammiro anche altre realtà sportive. Appunto, per chi magari non ci conosce, per chi magari non ci ha visto nelle scorse stagioni, ricordiamo bene cos'è il flag football, perché i bambini piccoli, no? Sì, che fanno questo. No, lo fanno anche i grandi. Ah, okay. Noi abbiamo la nostra. Perché appunto molti dicono: allora, però il football è violento. No, vi fate no, male, no. Allora, vi bisogna sfatare. Bisogna sfatare. Siete cattivi. No. Bisogna sfatare questo discorso che è violento. A volte mi dispiace dirlo, ma è più cattivo il calcio che il football americano. Il football americano è uno sport di contatto, ma ovviamente ci sono delle protezioni, ci sono delle regole, c'è un allenamento specifico affinché i nostri atleti non si facciano male. E le percentuali di infortunio sono probabilmente minori di quelle del calcio. Il flag football, il propedeutico, è lo sport aperto a tutti. Tra l'altro, ricordiamolo, è entrato a far parte delle Olimpiadi. Nelle prossime Olimpiadi ci sarà proprio il flag football, quindi ha assunto un valore aggiunto. Non c'è nessun tipo di contatto fisico se non quello di deflegare, quindi togliere queste bandierine che sono su questa cinturina apposta sulla vita. Grande preparazioni atletiche, grandi allenamenti tecnico-tattici, ed è uno sport veramente per tutti, tant'è vero che giocano i ragazzi con le ragazze assieme. E si può giocare a qualsiasi età. Bisogna un attimino essere un pochino più lungimiranti, aprire gli occhi, informarsi di più, diciamo, prima di dire delle cose che poi non corrispondono alla verità, perché una volta che poi dopo i genitori conoscono queste realtà sportive, quindi il flag football e poi per poi passare al tackle football, si accorgono invece che è un qualcosa di fantastico dove sono poi fieri e orgogliosi di far partecipare i propri figli. Giustamente come dicevi tu, Max, è uno sport di contatto, il football, però proprio perché è uno sport di contatto, il contatto è regolamentato, cioè assolutamente, delle regole ben precise, sì. Tanti falli, anzi forse l'unica difficoltà a volte uno mi si viene a vedere e capire poi perché sì, c'è un fallo rispetto sì, all'altro. All'inizio è difficile. Ma proprio il fatto che sia regolamentato appunto poi rende meno pericoloso, come invece ad esempio il calcio, invece che insomma magari è un po' meno regolamentato dal punto di vista dei contatti. Assolutamente, poi ma il furbo, lo scaltro, c'è cioè sempre sì, a farsi male un attimo. Ma la cosa più bella nel calcio, la cosa più bella è anche vedere che comunque c'è grande correttezza e grande fair play nelle partite da parte di ambo le squadre, da parte dei tecnici, c'è una collaborazione a volte anche molto bella e atipica con gli arbitri. Noi abbiamo anche veramente delle crew arbitrali con le quali è fattibilissimo interagire, parlare, e quindi è un qualcosa che è meraviglioso questo. Fai conto ora anche il discorso, prima hai accennato dei pretoriani, la federazione ha creato anche, perché giustamente sai che c'è un limite di età, però giustamente ci sono dei giocatori che come me hanno ancora la passione e l'amore di calcare i campi sportivi. Ah, ma io non sei più giovane, mi stai dicendo questo? Ma io ho 38 anni biologici. Ah, ok, va bene. E hanno creato un campionato master, io milito in una squadra che mi sta molto a cuore, che è quella dei pretoriani Roma, che è una branchia di tante realtà fortissime romane, a partire dai Gladiatori Roma, una squadra che ho nel cuore, di cui sono stato anche il capitano, e i Barbari Roma, e Minatori Cave, e insomma gli Hunters, e in questa ti vediamo alzare una coppa con questa maglia. Sì, questo abbiamo vinto, vedi lì vicino c'è una leggenda del football che è Manuel Schulmeier con Rino Tuccillo, cioè il mio allenatore che non si vede, Carlo Volante, e abbiamo vinto il titolo di lo scudetto dei Master come campione d'Italia attuali, quindi
quindi il 22 luglio saremo in campo a Castel Giorgio per difendere il titolo vinto. È una famiglia meravigliosa, e ho tanti fratelli in campo, e la cosa più bella è che quando andiamo a giocare si gioca con uno spirito, c'è sempre agonismo ovviamente, ma rivede in campo tante leggende del football italiano nelle varie regioni. Abbiamo i Good Old Boys con Calbucci, poi abbiamo i Masnada con altri atleti liguri fantastici, i Veterans Grosseto. Insomma, è una realtà che consente a tutti noi di festeggiare, divertirci con lo sport e di essere ancora un modello per i nostri giovani. Mi fai anche una menzione speciale: prima hai parlato appunto parlando di flag, che si gioca maschio e femmine insieme. Sì. Vorrei collegare a questo punto anche invece le sirene del tackle. Ma noi abbiamo questo gruppo fantastico di ragazze. Sì, diciamo che hanno il loro papà è Paolo Sonzogni, che salutiamo, che segue sempre e chiedo scusa per il nodo della cravatta di oggi, perché Paolo mi dice sempre che non faccio il nodo. È un gigante, un uomo dal cuore immenso, è il papà delle sirene, fa veramente dei sacrifici inverosimili per queste ragazze. È anche vero che ha un gruppo di ragazze fortissime, bravissime, che non lo deludono mai, fanno dei sacrifici pazzeschi, perché io le vedo quando si allenano e le vorrei avere veramente come giocatrici, perché hanno sempre i bastoni controcorrente, hanno sempre dei bastoni fra le ruote e vanno sempre controcorrente, ma alla fine portano sempre dei grandissimi risultati, perché quando le vedi allenare sono una forza della natura e sono fantastiche. E devo dire che Paolo fa tanti sacrifici, anzi aiutiamolo, perché sta portando avanti un progetto fantastico, e queste ragazze lo meritano, veramente lo meritano tantissimo. Ora fai conto, perché ogni tanto c'ho i miei neuroni che si riaccendono, si collegano. Chi vuole anche venire a provare in Academy è il benvenuto. Ovviamente io vi do le sedi dell'Academy, che sono quella di Vigano Certosino, frazione di Gaggiano, in via Don Minzoni, e il centro sportivo Gianni Brera in via Papa Giovanni 23. Comunque tutte le indicazioni a Pero. Potrete trovarle appunto sui nostri social o sulle locandine. ISIME Milano invece, la squadra proprio ufficiale di Milano, si allena al Leone 13, non potete sbagliare. Che il football può essere importante, anche adesso mi è venuto in mente, guarda, noi abbiamo avuto qua l'ospite, il sindaco di Pero, sì. E quando parlava delle cose belle che fa Pero, senza sapere minimamente del rapporto che avevamo con voi, con te, con ISIME, niente, ha voluto proprio citare espressamente, siamo anche la casa del football americano di Milano. È vero, per la prima volta. Quindi insomma, che questo è stato interessante vedere come un sindaco si vantava del suo lavoro portando il football americano ad esempio invece. Ma ti dirò che Pero, innanzitutto io voglio ringraziare Luca Russo, che è l'uomo che ci ha permesso di entrare in questo magnifico centro sportivo e con il quale ora c'è una bellissima partnership e collaboriamo. È anche vero che Pero ci ha messo a disposizione e ci ha dato la possibilità di portare avanti il nostro sport senza la paura, come fanno tante realtà sportive, tanti centri sportivi, di rovinargli il campo. Cioè, sì, perché il terrore, oddio, il football americano ci spacca il campo. Il football non è vero. È il football americano, innanzitutto, è un gioco aereo. Il football americano è uno sport che non rovina il campo, semmai è l'opposto, il calcio con le scivolate. È normale che se si gioca quando ci sono delle condizioni climatiche, con l'acqua e tutto di più, e quindi c'è il fango, sia il football che il rugby che il calcio, ma anche solo una passeggiata forse, però ci ha dato veramente delle grandi spazi. Torniamo all'Academy, cosa nel futuro dell'Academy, qual è il tuo obiettivo adesso, che cosa vuoi fare dell'Academy? Allora, proprio ieri sera ho parlato con il mio direttore sportivo Paolo Mutti, Marco Polizzi, e ho finito con grande impegno, professionalità e anche risultati, un triennio fantastico. Ho portato a Milano lo scudetto Under 13 Teco, ho portato il settore flag a essere una delle realtà più competitive a livello nazionale. E sono contentissimo innanzitutto della fiducia, della stima e dell'affetto che la società ha riposto in me, dei miei bambini, delle famiglie. Mi sono preso un anno sabbatico, quindi io... Attenzione, lo spiega bene, perché la gente pensa che te ne vai. No, non me ne vado. Dall'allenamento, diciamo. Dall'allenamento ho preso un anno sabbatico, perché ho un importante obiettivo familiare, perché voglio riportare la mia famiglia, il mio papà e la mia mamma a Milano, che sono anziani, ci sono dei problemi di salute e io voglio averli vicino a me per essere di supporto. Poi è bellissimo, è sempre bello, perché vi siete di grossi, sì. Sembrate cattivissimi, no, siete sempre con un cuore d'oro tutti quanti. C'ho... Guardavo prima la foto dei pretoriani, no, giusto, sì. Che
tutti belli, grossi, no, con i bambini sulle spalle, bellissimo. Sì, cioè, sì. È sempre cuore. No, tutto, no, questo, devo dire che Paolo Mutti e la società hanno capito in pieno, mi sono stati non vicini di più in questa mia scelta. Perché così facendo in realtà avrai ancora più tempo per farti lavorare su altri fondi, sì, sull'Academy. Perché io ora ho, ovviamente, avendo più tempo, per inizierò già da quando finisco questa diretta, perché devo trovare ovviamente ora una struttura per stare con i miei a Milano, insomma ci sono un po' di cose da fare. Avrò più tempo ovviamente per dedicarmi a quello che è il reclutamento, a rimpolpare l'Academy, i vivai, e quindi la Football Academy Simen continua ad esserci, esiste, ci sarà sempre, va avanti. Io per un anno stacco, lo fanno anche gli allenatori del calcio. Sì, beh, semplicemente ti vedremo meno sul campo, più sugli spalti, semplicemente. Sì, io sarò sempre vicino. Più in spogliatoio, cioè, forse, ecco. No, sarò sempre vicino alla società, per carità di Dio, però devo portare avanti questo mio obiettivo, perché è importantissimo, anche perché la mia famiglia viene prima di ogni cosa al mondo, e desidero essere vicino a loro in ogni momento, soprattutto ora che si è girata la ruota, quindi loro per me sono i miei bambini e quindi io me li devo coccolare, devo essere di supporto. Insomma, dicevi che dall'81 che mastichi. Sì, dall'81 che sono un pazzo e ancora non mi sono stufato. Questa è la domanda che l'ho fatta, infatti. Sì. Come si fa appunto dopo tutti questi anni a non stufarsi, cioè, anzi a continuare a trovare stimoli, anzi vedi anche adesso dici ok, ho dei problemi ma non mollo, anzi cambio veste un attimo e continuo e mi impegno. Vi dico, sei minuti fa neanche, prima di entrare in diretta, una telefonata a Fiume con i suoi collaboratori, quindi insomma c'è, cioè, sì, beh, io sono, sembra che hai più voglia di prima, ma anzi. Sì, ma io soffrirò quest'anno a star fuori, anche perché sicuramente chi succederà a me, soffriranno anche gli allenatori a sentirti. No, rispetterò il lavoro dei miei non andare dai vari coach a rompere, non andare no, dai vari coach a rompere scatole. Io sarò promesso, lo dici, no, qui sarò il loro tifoso numero uno, okay. Andrò a rompere le scatole solo a Paolo Mutti perché lo adoro e mi permette di stare con lui in sideline. No, ma a parte gli scherzi, guarderò con ammirazione un nuovo magari modo di lavorare dei nuovi coach che gestiranno i settori giovanili, che sicuramente, ecco, io faccio un appello ai nuovi coach: se vi è da dirvi qualcosa venite qua da noi che abbiamo la registrazione, promessa. Faccio il bravo parola, poi sono sicuro che faranno benissimo perché sono bravissimi, ci metteranno anche loro tanta passione, tanto amore, tanta professionalità e sicuramente arriveranno ad avere grandissimi risultati. Cosa ti manca nell'Academy che vorresti riuscire a mettere dentro l'obiettivo finale, diciamo, l'obiettivo quando arrivi lì dici basta, ormai ho altro che Super Bowl, di più. Ma spero sempre che non ci sia quel mattoncino finale, quindi dobbiamo sempre andare avanti, perché innanzitutto mi sono già preparato il dopo Max, perché ho degli atleti che mi sono cresciuto, uno ce l'avevo in braccio che è Cristiano Lomazzo, aveva 6 anni, ora ha 11 anni, e come lui c'è Carlo Tassan, c'è il mio primo bambino che ora è diventato appunto Riccardo Sisto, è un ottimo allenatore ed è il vicepresidente dell'Academy. Wow. Sono sicuro che un domani, quando io non ci sarò più, cioè nel senso non sarò più attivo, ma ci sarò, ma non sarò, 38 anni, sei giovane, ci saranno loro che porteranno avanti con amore e passione questa bellissima realtà, anzi la faranno diventare ancora più grande, più forte, con delle radici proprio fortissime, quindi sono convinto che l'Academy crescerà sempre di più e vedremo tanti talenti, tanti atleti che diventeranno dei grandissimi campioni e poi terminato dei grandissimi uomini proprio nella vita e anche magari come allenatori. Oh, tanti attestati di stima che stanno arrivando, Max. Grazie. Anche in questo momento in diretta Andrea Bonfiglio dice: grande, si ricorda grande avventure insieme a te, dice. Sì, Andrea Bonfiglio è un altro cuore, è un ragazzo fantastico che ha iniziato con me proprio agli inizi della Football Academy, quindi quando non era niente, quando eravamo nati in un campetto in Pozzolana di un oratorio che è quello di Baggio in via Cabella. E lui mi è sempre stato vicino e fino ad arrivare insomma all'esordio ufficiale, dove partecipavamo a un campionato FIF, che è stata un'esperienza bellissima. Da lì la solidarietà e anche il credo di tanti altri atleti, di tecnici. No, devo dire che come io stimo e voglio bene a tante realtà sportive, perché ricordiamo l'Academy è per tutti, non ci sono colori, ma automaticamente vedo che ho delle gratificazioni a livello di affetto, di stima da parte di tutti gli altri team, da parte della federazione.
passione. Non dimentichiamoci anche che io, insieme a Giovanni Cantù, ho creato questa realtà che è la IAFL, che è la branchia amatoriale ufficiale della FIDAF, dove c'è il nostro veramente uomo simbolo della FIDAF, Fabio Tortosa, che finalmente hanno creato questa realtà amatoriale per consentire innanzitutto la crescita di tanti altri team di football americano, ma poi per consentire la formazione di tanti atleti che, magari visto l'esubero di atleti che ci sono nelle massime divisioni, non hanno lo spazio per giocare e di allenarsi. Invece con la realtà amatoriale hanno la possibilità di fare esperienza, di sbagliare, di giocare, per poi essere magari selezionati e reinseriti nelle realtà ufficiali. Perfetto, allora siamo arrivati quasi in chiusura. Ti ringrazio, ti salutano Emilio Cecchetto. Grande Davide, Emilio Cecchetto, un bacione Emilio, grazie della meravigliosa avventura di Grosseto. Davide Scarazzini dice continuiamo così, grande, sì, Max, andiamo Davide avanti. Davide Scarazzini è il mio allenatore della... Poi non so se te lo ricordi, un certo Ario Arienti, non so se ti ricordi. Ario Arienti, sì. Dice che aspetta la prossima volta di Ultima Yard. Senti, Ario Arienti, tanto so che mi stai vedendo, ti aspetto perché voglio vedere il tuo faccione e ma vediamo io voglio questa vedere volta. Sul campo, lo voglio vedere. Io lo voglio vedere sul campo. Allora, organizziamo proprio per te, e Fabio sarà presente perché riprenderà il tutto. Facciamo fra 2 settimane una bella amichevole di flag football dove ti voglio vedere sgambettare, me l'hai promesso, Davvero, davvero tanti attestati di stima che stanno arrivando, anche Danilo Bonaparte in questo momento. Danilo, cioè, più che dirtelo così, ti voglio bene, ti ho visto nascere come atleta, sei un ragazzo fantastico, la tua ricchezza è che al di là dell'essere campione lo sai, sei umilissimo, sei un esempio per i giovani, continua così alla grande, ti voglio bene, sei il numero uno, come la tua maglia. Tantissimi, davvero, tantissimi mi stanno scrivendo. Io dico a quelli che, visto che molti sono collegati adesso, che questa diretta fra poco, appena finirà, fra pochissimi minuti, sarà subito rivedibile su Facebook, quindi potete rivedere i primi momenti della diretta che magari vi siete persi. Maurizio Monforte, Danilo, sì, Maffetti, stanno tutti salutando, sono tutti fantastici, stanno tutti ringraziando per quello che hai fatto. Marco Polizzi mi tira le orecchie. Vorrei ricordare, ragazzi, noi abbiamo fatto un'impresa incredibile a Milano quest'anno, abbiamo portato lo scudetto Under 13 Teco col Fireman. Mi piacerebbe vedere tanti bambini, perché lì vanno per anagrafica, 2005 e 2006, che venissero da noi per difendere questo titolo. Io vi prometto che vi formerò al meglio e vi seguirò per bissare e fare anche noi il back to back, mi raccomando. Comunque, per quanto riguarda la 13 Tackle, informatevi direttamente Marco Polizzi, insieme a Milano. Sono loro, sì, questi, sono fantastici. È stata un'impresa incredibile. Devo dire che ho avuto vicino a me degli atleti unici ed eccezionali che, insomma, mi hanno sopportato, ma mi hanno aperto il loro cuore. Che, insomma, sono un po' severo a volte quando alleno. Perfetto, allora Max, siamo in chiusura. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. E io ringrazio voi per avermi dato Ricordaci le ultime coordinate proprio per venire a trovarti in Academy, quando, dove, come. Allora, l'Academy fate prima a scrivere direttamente sul social di Facebook o alla nostra mail footballacademy2008@libero.it o telefonare al 329 11 71 664 e lasciare un messaggio che vi daremo, ovviamente, perché quest'anno fino alla fine di giugno ci alleniamo il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 a Vigano Certosino, frazione di Gaggiano, in via Don Minzoni. La prossima stagione metteremo i nuovi orari e i nuovi giorni. I giorni magari sono gli stessi, i nuovi orari per i piccolini e i grandi. Quindi comunque scrivete, così ho modo di potervi rispondere. Allora, chiudiamo con questa foto qua. Certo. È il tuo motto, vai. Il mio motto: rispetto per tutti, paura di nessuno, così cresco tutti i miei atleti. Max, davvero, grazie mille allora per essere stato qui con noi oggi. Grazie, grazie mille. Complimenti per quello che stai facendo. E, insomma, le coordinate le sapete, seguitelo. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, stanno ancora arrivando continuamente messaggi di ragazzi, stima. Io non, ti vogliono bene, non riesco a leggere, vi voglio bene tutti. Un ringraziamento particolare per un uomo eccezionale che mi è stato vicino nell'impresa dello scudetto Under 13 Tackle, Matteo Troni. Mi raccomando, Matteo, ti voglio in forma, devi vincere questa battaglia che tu sai, perché al più presto dobbiamo riformare la coppia e tu hai già capito, Grazie mille davvero, Max. Grazie a te. Grazie a tutti voi che ci hanno seguito, davvero. Grazie tanto a tutti, anche i nuovi che ci hanno seguito. Ho visto tanta gente nuova che oggi, grazie a Max, ci ha seguito. Beh, noi siamo sempre qua, se volete, alle 12.30, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Questa sera, alle ore 18, torna l'informazione con Milano News in diretta qui per il telegiornale della sera. Grazie mille a tutti, arrivederci e a presto. Ciao a tutti.